mettere in pratica quello che abbiamo appena cantato. Noi non vogliamo semplicemente danzare in questo luogo, non vogliamo semplicemente saltare in questo luogo, ma ciò che desideriamo fare è, come abbiamo cantato, celebrare il suo grande amore. Noi siamo qua in questo momento per celebrare l'amore di colui che ha dato la sua vita per noi. Siamo qua per celebrare l'amore di colui che ci ha riscattato dalla morte, di colui che ci ha riscattato e ci ha portato fuori dalle tenebre e ci ha portato alla sua luce. E io vorrei vedere qua quanti questa sera hanno una testimonianza personale di come Dio vi ha riscattato, di come Dio vi ha perdonato, di come il suo amore vi ha raggiunto, di come il suo amore vi ha trasformato, di come il suo perdono ha raggiunto la vostra vita, di come lui vi ha preso dalle tenebre e vi ha portato dalla luce. Quanti lo possono testimoniare questa sera? Possono dire: è vero, questo è quello che io ho sperimentato, ed è per questo che noi vogliamo celebrare il suo amore questa sera. È quello che vi voglio incoraggiare a fare in questo momento, mentre noi cantiamo queste parole e cominceremo a danzare la sua presenza e a celebrare. Scrollati di dosso qualunque pesantezza, scrollati di dosso qualunque scoraggiamento, scrollati di dosso qualunque bugia, scrollati di dosso tutto ciò che il nemico ha voluto mettere su di te come un peso che ti impedisce di poter avanzare, che ti impedisce di poter adorare, che ti impedisce di poter alzare le tue mani, che ti impedisce di poter fare pienamente la volontà di Dio. A volte quando noi leggiamo "deponete ogni peso", noi pensiamo a qualcosa di molto mesto, pensiamo a una persona magari inginocchiata, prostrata, ma io voglio dirvi questa sera: noi vogliamo deporre ogni peso, saltando alla sua presenza, celebrando per il suo amore e danzando davanti al nostro Dio. Chiesa di Gesù Cristo, ci siete? 1, 2, 3. Depori ogni peso, la sua gioia. Fatevi sentire questa sera un grido di gioia, un grido di vittoria.